perché questa proposta di cultura, proprio nel mese salesiano, credo che Don Bosco, non so se l'avesse proprio progettato, però di fatto è capitato così. Nel suo oratorio io credo che abbia creato una vera e propria scuola politica. Tanto è vero che lui in maniera molto semplice l'ha tematizzata dicendo questo. Il suo educare i ragazzi aveva uno scopo molto profondo e guardava molto in là. Ecco perché lui così riassume il suo sistema e il suo obiettivo educativo in buoni cristiani e onesti cittadini. Che dopo, per chi conosce Don Bosco, la verità sarebbe onesti cittadini perché buoni cristiani. Don Bosco guarda l'onesto cittadino come un obiettivo educativo molto importante, come un portare i suoi ragazzi a guardare al domani non solamente come a un luogo di realizzazione personale, ma a una realizzazione di tutta la società. E la formazione del singolo in funzione anche non solo della crescita personale, ma anche del bene di tutti. Ecco, Don Bosco aveva creato nel suo oratorio, una, senza probabilmente averlo tematizzato, ma una scuola politica e una comunità vera dove questo poteva capitare. Ecco, credo che l'occasione questa sera, attraverso l'arte, di sentire come l'arte parla anche alla politica, possa far veramente piacere a Don Bosco. Non voglio mettermi nella testa di un santo, però probabilmente avrebbe sponsorizzato questa serata, perché tutto ciò che ci aiuta a crescere in quello che è l'impegno per il bene comune sicuramente è qualcosa che al nostro santo fondatore farebbe davvero piacere. Quindi un buon ascolto a tutti. Passo il microfono a chi giustamente ha preparato l'introduzione della serata. Ecco, buonasera a tutti. Ecco, benvenuti a questo incontro di Famiglia Diventa Ciò Che Sei, che da un po' di anni propone questi incontri di riflessione. E come diceva Don Nicola, appunto il sottotitolo che accompagna questa serata è una frase di Don Bosco: buoni cristiani e onesti cittadini. Ed è un filo rosso che guida una riflessione, un percorso, di cui questa serata è solo il primo appuntamento, sulla dottrina sociale della Chiesa, che abbiamo deciso di intraprendere come gruppo di Famiglia Diventa Ciò Che Sei per le stesse ragioni dell'incontro per cui siamo qui questa sera. L'idea, appunto, di questo incontro, quando l'arte insegna la politica, nasce da un'esigenza che prima di tutto è nostra, ma che nello stile che un po' ci caratterizza abbiamo voluto condividere un po' anche con gli altri. Una riflessione che prima abbiamo voluto fare noi per poi condividerla, ecco, perché a noi ha fatto bene e ci è parso buono no condividerla con voi. Le recenti elezioni politiche ci hanno messo di fronte alla sfida, prima che di dover scegliere, alla sfida di dover giudicare, di dover dare un giudizio, districandosi tra la giungla di informazioni, di concetti, di pareri, di dibattiti, che tante volte ci disorientano. Io penso, per me, prossimamente saremo chiamati a votare per le amministrative. Ecco, per me è un'esigenza capire come starci dentro, avere un criterio di giudizio con cui poter guardare la realtà, le proposte che mi vengono fatte e decidere liberamente, no? Anche a partire dai valori che, sì, in cui credo e in cui mi rispecchio. Da questa sfida, è nata in tanti di noi la necessità di interrogarsi su quali siano appunto i criteri con cui poter giudicare e interrogare la realtà che abbiamo davanti, e in particolare la realtà politica, che sentiamo una questione decisiva per la nostra vita. Una realtà a cui desideriamo stare davanti non disarmati, e suggeriva un'amica, e con tutta la nostra umanità. Per questo siamo partiti quest'anno prendendo sul serio questa esigenza. E il primo passo, che poi per noi è stata una necessità, è stato quello di voler ridare significato alle parole della politica. Bene comune, lavoro, sussidiarietà, diritti, doveri. A uno di noi piace dire che volevamo chiamare le cose col proprio nome. Ecco. E quindi ci è sembrato saggio lasciarci guidare dalla storia e dall'arte per mettere a fuoco, per andare a fondo, ad una di queste parole, il bene comune, il bene di tutti e il bene di ognuno.
alla scoperta di questo pilastro politico attraverso gli affreschi di Siena di Ambrogio Lorenzetti. Ci accompagnerà la professoressa Mariella Carlotti, ex docente per tanto tempo di lettere e storia dell'arte e adesso preside del Conservatorio San Nicolò di Prato. Ormai siamo quasi... E prima di dare a lei la parola, ci teniamo a ringraziare chi ha reso un po' possibile anche questa serata. Intanto chi ha preparato, chi ha fatto questo, no? E anche Sengim e la Scriba che hanno proprio reso possibile con la sponsorizzazione appunto l'incontro di stasera. Quindi questo un po' i motivi, le esigenze che ci hanno mosso a proporre questa cosa qui. E adesso la parola alla professoressa Carlotti. Allora, sono proprio contenta di essere qui perché quest'anno mi ero riproposta che non andavo da nessuna parte, però stando a Di Piave ormai mi sento legata. Lui verrà a lavorare da me prima o poi, quindi devo tenerlo in caldo. Ecco. Allora, stasera parliamo di questi affreschi che sono certamente degli affreschi notissimi. Anche chi pensa di non conoscerli riconoscerà delle immagini del sussidiario delle elementari, no? Degli affreschi notissimi e il più grande, certamente il più celebre ciclo d'affreschi sul tema della politica, no? Ora, per capire alcune delle allegorie di questo ciclo, vi dico in due battute alcune cose della storia di Siena necessarie per capire quello che vedremo. Allora, secondo la leggenda, Siena è stata fondata da Aschio Essenio, che, secondo la leggenda, erano i figli di Remo, il fratello perdente di quell'altro, di Romolo, no? Che scapparono da Roma per paura della vendetta dello zio, dice la leggenda, dopo aver trafugato la statua della Lupa dal tempio di Diana, e scapparono su un cavallo bianco e su un cavallo nero, bruttissimi colori. E giunti sulle colline dove oggi c'è Siena, offrirono agli dèi un sacrificio, videro levarsi dal fuoco due strisce di fumo, una bianca e una nera, riborda, si dice in Toscana, e interpretando questo come un segno che gli dèi volessero lì una città, fondarono questo villaggio che dal nome di uno dei due, Senio, prese il nome di Sena. In realtà questa è una leggenda che risponde a una leggenda fiorentina, perché invece i fiorentini raccontavano diversamente la fondazione di Siena. Chiaramente è una leggenda, come tutte le città, almeno del centro Italia, che lega l'origine della città a Roma e spiega il motivo dei colori della città, che sono il bianco e il nero. In realtà questa leggenda, che è molto tarda e medievale, nasce per rispondere a una leggenda fiorentina, che invece diceva che Siena era stata fondata da Brenno, il capo dei barbari, che dopo aver devastato Roma, di ritorno da Roma avrebbe abbandonato su questa collina i soldati feriti, mezzi morti, vecchi e buoni a nulla, i quali barbari, feriti, vecchi e buoni a nulla avrebbero fondato questo villaggio, che sarebbe rimasto un villaggio se in questo villaggio non ci fosse stata un'osteria con uno stessa, Monna Veglia, che essendo uno stessa molto generosa con tutti i clienti, non solo di bevande, avrebbe ricevuto da un cardinale di Santa Romana Chiesa il titolo di città per Siena.
Quindi diciamo per i fiorentini senesi erano discendenti di barbari, buoni a nulla e anche disonesti cittadini. Bene. In realtà la storia è diversa dalle leggende. Noi sappiamo che Siena nasce come un villaggio etrusco sulle colline tra le grandi città della costa etrusche, Vetulonia, Populonia, Volterra, eccetera, e le città grandi etrusche dell'entroterra, cioè Arezzo, Chiusi, Perugia. Questa città, questo villaggio in epoca romana è un villaggio che è citato una volta sola in tutta la letteratura romana, è citato una volta da Plinio, che lo usa come estremo basso, cioè dice: un cittadino romano sia se è nato a Roma sia se è nato a Siena, come noi oggi diremmo canicattì. Va bene, quindi evidentemente non era importante in epoca romana. Il destino di Siena cambia con la discesa in Italia dei Longobardi, che sono costretti ad aprire una nuova strada per collegare i loro ducati e quindi il nord Europa a Roma, la via Francigena. E Siena viene a trovarsi lungo la strada, lungo la via Francigena. Infatti, che cosa succede? Che accanto al primitivo borgo di Siena, che è sulla collina dove oggi c'è il Duomo, nascono altri due borghi lungo la via Francigena, che per quelli seduti in prima fila che lo vedono, perché gli altri dubito, è la via Francigena, è quella via tratteggiata che vedete nella piantina. A nord nasce il borgo di Camollia intorno a una pieve, a sud il borgo di San Martino intorno a un'altra pieve. Questi tre borghi, che sono su tre colli, si ingrandiscono e la Siena che conosciamo è la fusione di questi tre borghi, che siccome sono su tre colli, nel punto in cui si incrociano e si incontrano c'è un avvallamento naturale. Oggi si chiama Piazza del Campo. Va bene? Piazza del Campo è l'avvallamento tra le tre colline, che oggi sono i tre terzi della città. Siena è l'unica città toscana che non è divisa in quartieri, cioè in quattro, ma è divisa in terzi. Il terzo di Camollia, il terzo di San Martino e il terzo di città, come i senesi chiamano tout court l'antico Castelvecchio. È chiaro? Ora, questa genesi della città spiega perché gli storici la chiamano la figlia della strada, perché Siena è stata letteralmente partorita dalla Francigena. Anche perché Siena non doveva veramente diventare una città importante, doveva rimanere quello che era in epoca romana, per una ragione. Pensate, all'inizio del 300 Siena è una delle prime 15 città d'Europa. Cioè è una città estremamente importante, è l'unica città d'Europa importante che non ha l'acqua. L'acqua nel mondo antico era la condizione fondamentale perché esistesse una città, per cui le città o erano su un fiume, o erano sul mare, o erano su un lago. Siena, zero. Questo rese i senesi molto intraprendenti, perché sotto Siena, se ritornerete a Siena una volta, vi consiglio di vedere la Siena sotterranea. Sono 25 chilometri di strade sotterranee che vanno a cercare l'acqua. E così alimentavano tutte le case con l'acqua che trovavano sottoterra, no? Con questi 25 chilometri, come li chiamano a Siena, di bottini. No? Siena si ingrossa. Il grande sviluppo di Siena avviene dopo il 1000, no?
si ingrossa sia come dimensione urbana sia come conquista del territorio, no? Anche perché Siena può approfittare del fatto che nel sud della Toscana c'è il vuoto e quindi si espande dove? Verso sud, dove arriva a 80 km da Roma, conquistando tutta la zona della Miata, e a ovest, dove arriva al mare e dove i senesi fonderanno quel porto da cui si aspetteranno tanto e da cui non arriverà niente. Tanto che Dante, nella Divina Commedia, li prende in giro e dice ai senesi, quelle genti vane che sperano in Talamone, no? Il porto di Siena. Però questa espansione di Siena nel sud della Toscana, che crea uno stato nel sud della Toscana, entra in collisione con l'espansione di Firenze nel nord della Toscana, che avviene nello stesso identico periodo. E tra Firenze e Siena comincia una lotta, no? Che nei libri di storia si conclude col 1555, quando i fiorentini conquistano la Repubblica di Siena e nasce il Granducato di Toscana. Ma noi che abitiamo in Toscana sappiamo che è una guerra che non è ancora finita, o meglio, forse l'ultima battaglia, forse quella mortale, si è chiamata Monte dei Paschi di Siena, no? E è stata una battaglia tosta, va bene? Il primo round di questo scontro, che dura tre secoli, fino al 1555, tra Pisa e Firenze, fu a favore dei senesi. Estate 1260. I fiorentini decidono di chiudere la pratica Siena. Fanno un grande esercito, cingono d'assedio Siena, è estate, Siena non ha l'acqua. Mettono come condizioni per liberare l'assedio la città, mettono condizioni che ottemperate avrebbero dettato la fine della città. L'ultimatum scadeva i primi di settembre e c'è questa riunione del Consiglio della città del 3 settembre 1260, che è una delle pagine più belle, secondo me, da leggere anche ai ragazzi di storia medievale, in cui la cronaca ci racconta quello che successe a Siena quel giorno. Il Consiglio si riunì, era il governo della città, e mentre il governo era riunito, tutto il popolo fuori pregava. Pregava perché i governanti prendessero la decisione più saggia. Le decisioni possibili erano due: arrendersi perdendo la città, ma salvando la pelle; tentare di combattere rischiando di perdere sia l'uno che l'altro. Dopo ore di riunione escono i governanti della città, si rivolgono al popolo e dicono: abbiamo preso la decisione definitiva. Domani combatteremo, perché non possiamo svendere in un giorno quello che i nostri padri hanno costruito in secoli. Però sappiamo che le possibilità che abbiamo di vincere sono vicine allo zero assoluto. Però sappiamo anche un'altra cosa, che nella storia c'è il miracolo. Per cui adesso abbiamo preso un'altra decisione, che da oggi noi non siamo più Repubblica. Abbiamo deciso che la Madonna è la nostra regina. Sicché adesso si va tutti a Duomo, si fa la Madonna regina, si fa l'atto notarile, e che perderà la prima battaglia e fa. No, farebbe una figura... Non posso dirlo, che siamo in chiesa, no? Fatto sta che questa è la bicherna
che racconta questo momento. Buonaguida Lucari, che era il capitano in tempo di guerra di Siena, sotto gli occhi del vescovo e del popolo, consegna le chiavi di Siena alla Madonna. Sullo stesso altare, questa immagine della Madonna ci sta ancora a Siena, sullo stesso altare il notaio verga l'atto notarile con cui la Madonna viene proclamata regina di Siena. Guardate che questa è una cosa che non è ancora finita. Ogni anno, il 26 settembre, il vescovo di Siena deve andare in palazzo comunale a dir la messa per la Madonna regina di Siena, perché non è mai stato abrogato il titolo. E tutto il consiglio comunale, dal sindaco in giù, deve assistere alla Santa Messa, che adesso non è che proprio so chi è richiesto. Va bene? Fatto sta che l'indomani, nella piana di Montaperti, alle porte di Siena, avviene l'impossibile. Perché le milizie senesi non vincono su quelle fiorentine, le annientano. Non ne rimase uno vivo. E la sconfitta fu talmente, cioè ancora a Siena, sulle macchine, c'hanno gli stemmini con scritto 4 settembre 1260, Montaperti c'era anch'io, non sono malato. Bene. Dico, la sconfitta fu tale che Dante, ancora nella Divina Commedia, tutta la Divina Commedia è percorsa dal brivido di Montaperti. Se avete letto il Canto di Farinata, magari uno al liceo l'ha fatto, il grande strazio, il grande scempio che fece l'Arbia colorata in rosso, no? E Dante, pur di spiegarsi in qualche modo che cosa poteva essere successo a Montaperti, accoglie la diceria che correva a Firenze che la sconfitta fosse dovuta al fatto che tra i fiorentini c'era un traditore, Bocca degli Abati, che Dante mette nel fondo dell'inferno subito prima di Giuda, Bruto e Cassio, pur di spiegarsi in qualche modo una sconfitta che non aveva nessuna ragione. La vittoria di Montaperti, 1260, ripeto questa data perché è importante per tutto quello che vedremo, la vittoria di Montaperti segna l'inizio dei 90 anni dello splendore di Siena, interrotti solo dalla grande epidemia di peste del 1348. In questi 90 anni Siena, città ghibellina, cambia campo politico, diventa città guelfa. E Siena assume la forma che noi conosciamo, segnata al centro da due piazze, come tutte le città toscane, la piazza, il cuore religioso e il cuore civile, perché nelle città toscane al centro della città non c'è la piazza, ma le piazze, sono sempre due, che hanno lo stesso valore. Pensate a Firenze, Piazza del Duomo, Piazza della Signoria, collegate sempre da un asse viario, perché davanti alla cattedrale, a differenza, io sono umbra, in Umbria davanti alla cattedrale c'è Don Camillo e Peppone, c'è il sindaco, no? In Toscana no, in Toscana davanti alla cattedrale c'è l'ospedale, c'è l'opera di carità, perché dalla fede nasce immediatamente l'oratorio Don Bosco. Cioè un'opera di carità, un'opera educativa, non nasce dalla fede immediatamente il problema del potere. Questa è un'altra piazza, no? In tutte le città toscane è così, no? Quindi Siena ha questa forma totalmente dominata dalla Vergine, perché a Maria a Siena è dedicato qualsiasi cosa. La cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta, davanti alla cattedrale l'ospedale è Santa Maria della Scala. Lo stemma della Repubblica è la Madonna col bambino, con scritto conservi la Vergine, l'antica Siena, che lei stessa rende bella. Su tutte le monete
che la zecca senese coniera per secoli, c'è scritto Sena Vetus Civitas Virginis. Il Capodanno è il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione. Cioè è tutto mariano. L'esplosione di questa marianità è il palio, in cui la città impazzisce per l'Assunta e per la Madonna di Provenzano e fa questa grande festa in onore di Maria. Bene. Anche la Piazza del Campo l'hanno fatta con quella forma perché è il manto della Madonna che protegge Siena. Tutto è appunto mariano. Questa bicherna è un'altra bicherna, ve ne ho fatto vedere prima un'altra, si vede la Madonna che consegna Gesù Siena e su questo modellino della città c'è scritto questa è la mia città. Ecco, queste sono bicherne, forse la maggior parte non sa che cosa sono le bicherne. La bicherna a Siena era l'ufficio della contabilità del comune. In questo ufficio della contabilità del comune potevano entrare solo frati, potevano lavorare. Uno che era sposato non poteva lavorare, non poteva toccare il denaro pubblico. Era chiaramente una forma anticorruzione. Erano monaci normalmente che lavoravano nell'ufficio di bicherna e l'ufficio di bicherna aveva questi registri in cui erano annotate tutta la contabilità della Repubblica. Questi registri per 5 secoli sono stati rivestiti con queste copertine in legno dipinte dai più grandi artisti senesi. E allora noi oggi chiamiamo bicherna non più l'ufficio, che non c'è più, ma le copertine dei libri contabili dell'ufficio. Ora, c'è il Museo della Bicherna, dove a Siena non va nessuno perché è gratis. Io gliel'ho detto, 20 euro di ingresso, ci avete la fila. No? Perché è un museo straordinario, in cui sono esposte queste copertine dipinte dei libri della contabilità del comune, che è una cosa impressionante, perché che in una città sia bella la cattedrale o il palazzo comunale si può anche capire, ma che siano bellissime le copertine dei libri contabili del comune, e dovete ammettere che questo segna un vertice di civiltà in cui uno non sopporta più che ci sia una cosa non bella. Bene, e arriviamo al 1310, e questa è la data che ci interessa, perché 1310 sono 50 anni da Montaperti, e quindi i senesi decidono, in particolare il governo dei nove, che in quel momento era il governo guelfo che governava la città, decide di fare grandi opere pubbliche per solennizzare il giubileo di Montaperti, anche perché il governo dei nove aveva detto basta guerre con Firenze, basta guerre, cioè ne abbiamo fatte troppe. Adesso la nostra politica sarà tesa alla pace e al benessere dei cittadini. E è il governo dei nove che identifica nella bellezza un aspetto fondamentale della gioia dei forastieri, scrivono, e del benessere dei cittadini. No? Tant'è che questo governo dei nove addirittura istituisce gli uffiziali sopra le bellezze, che erano i vigili urbani della bellezza, che dovevano andare in giro a multare chi teneva sporco, brutto e in disordine. No? Anche qua, insomma, tanta roba, no? Bene, nel 1310 il governo dei nove era un governo fatto, anche qui è impressionante, era un governo fatto da 9 magistrati che venivano eletti per 2 mesi, poi arrivarono a 6 mesi, non potevano fare doppio mandato. Nei 2 mesi / 6 mesi in cui rimanevano in carica,
vivevano dentro il palazzo, da cui non potevano uscire per nessuna ragione. La mattina alle 6 andavano alla messa, poi finché non andava giù il sole lavoravano per la città. Per questo incarico erano molto, 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 molto ben pagati. Perché una grande democrazia ha sempre pagato bene chi fa politica. Diffidate di chi non dice così. Mi spiego. Il problema è che lo faccia bene. Dal palazzo loro non potevano uscire e non avevano nessun interesse a fare cose, anche perché non potevano essere eletti. Quindi, ecco, uno dice, Madonna, ogni 2 mesi, ogni 6 mesi, sa che casino che cambiava sempre il governo. Funzionava tutto perfettamente. Allora, nel 1310 il governo dei Nove decide di fare queste opere pubbliche. Primo, pavimentare Piazza del Campo, dandogli questa forma a conchiglia, a 9 spicchi, che ricordano il governo dei Nove. Secondo, costruire il Palazzo del Comune, che non c'era, viene inaugurato nel 1310. E questo, noi oggi lo chiamiamo Palazzo Pubblico, nel Medioevo si chiamava Domus Mariae, perché essendo la Madonna, la Regina, questa era casa sua. No? E infatti c'è tutta una simbologia mariana, per esempio la Torre del Mangia è il giglio della verginità di Maria. No? Così come il palazzo ha 12 porte come la Gerusalemme celeste. E sulla facciata c'è il monogramma di Cristo. Dentro il palazzo, cioè una volta finito il palazzo, era già stata finita la cattedrale, nelle 2 case comuni della città, la chiesa e il palazzo pubblico, vengono messe 2 grandi Madonne in maestà. Quella del Duomo sarà fatta da Duccio di Buoninsegna, commissionata nel 1308 e consegnata nel 1311. Quella del Palazzo Pubblico sarà fatta da Simone Martini, la vedremo adesso, e consegnata nel 1315. Poi viene, sempre nel 1310, l'ultima grande opera pubblica è la traduzione in volgare del Costituto Senese. Abbiamo fatto un grande anniversario nel 2010, 7 secoli, dalla traduzione in volgare della prima Costituzione del mondo, in lingua corrente. Cioè l'insieme delle norme che regolavano la vita della città, perché chiunque sapesse leggere o scrivere potesse leggere e scrivere le norme della vita comune nella lingua che parlava, non il latino. E per chi non sapeva leggere e scrivere, gli affreschi del buon governo, che erano il video del Costituto. Se voi prendete il Costituto, il video sono gli affreschi. No? Ma entriamo nel Palazzo Pubblico di Siena, che è tutto affrescato. E qui siamo nel cuore del palazzo, dove c'è la cappella di palazzo, dove c'era la messa al mattino. Questa è la sala del Consiglio Generale di Siena. Qui si riuniva non il governo, ma il Parlamento della città, che era un organo fatto da circa 200 senesi, no? Che era un organo, diciamo così, legislativo. Allora, in questa grande sala domina, come vedete sul fondo, la Madonna in Maestà di Simone Martini. Allora, questo affresco è celeberrimo, però pochi sanno che è un affresco parlante. Perché? Perché la Madonna tiene in braccio Gesù Bambino, il quale Gesù Bambino
tiene nel tiene con la manina sinistra una pergamena. Quella lì non è dipinta, è appiccicata al muro, è una pergamena vera, in cui Gesù, immaginatevi che davanti c'avevano il Parlamento e lei era la regina e lui era il figlio della regina, e Gesù dice al Consiglio Generale di Siena, al Parlamento, con cinque parole, qual è il compito della politica. Diligite, justitiam qui judicatis terram. Amate la giustizia, voi che governate la terra. È l'inizio del libro della Sapienza. È la frase che Dante vede comporsi nel cielo di Giove in paradiso. E Gesù a chi fa politica ha da dire solo queste cinque parole. Ma si sa, le madri devono spiegare quello che i figli dicono troppo alla svelta. Allora la Madonna fa un discorso più lungo, perché poi è la regina di Siena, è lei, non suo figlio. E questo discorso che fa la Madonna corre, metto il puntatore, spero che lo vediate il puntatore? Allora, vedete che davanti al trono della Madonna, che è proprio una regina medievale sotto il baldacchino, no? Davanti al trono della Madonna ci sono inginocchiati due angeli che gli stanno offrendo dei fiori. E poi ci sono i quattro patroni di Siena, Sant'Anzano, San Savino, San Crescenzio e San Vittore, che originariamente avevano anche loro quattro pergamene in cui c'era la lista della spesa di quello che la Madonna doveva fare per Siena. Voleva fare la regina e anche lei si dà da fare. E i senesi gli dicevano cosa si aspettavano da lei. Allora la Madonna risponde agli angeli con una con dei versi che sono riportati sul gradino del trono. Vedete dove c'è questa striscia nera? E poi risponde ai santi patroni con altri sette versi che invece sono su questa striscia marrone, sempre in lettere d'oro. Allora, che cosa la Madonna dice agli angeli e che cosa dice ai santi? Agli angeli che gli danno i fiori e ai santi che gli danno le preghiere. Ah, innanzitutto la Madonna glielo dice in terzina dantesca. È la sapete che la terzina dantesca è un'invenzione pura di Dante, no? Siamo nel 1315, nell'affresco cioè è datato, c'è scritto finito a metà giugno 1315 e c'è la terzina dantesca. Dante è vivo, morirà sei anni dopo. Quindi vuol dire, probabilmente questa iscrizione l'ha fatta Cino da Pistoia, che in quel momento insegnava all'Università di Siena. E che cosa c'è scritto in queste due iscrizioni? Allora, la Madonna, rivolta agli angeli, dice: gli angelichi fioretti, rose e gigli, onde s'adorna lo celeste prato, non mi dilettan più che buon consigli. Cari angeli, i vostri fiori mi garban tanto, ma mi garberebbero molto di più i buoni consigli di questi che so il Consiglio Generale di Siena. Ma talor veggio chi per proprio stato, ma troppo spesso vedo chi per il proprio interesse disprezza me e la mia terra inganna, e quando parla peggio è più lodato. Penso che si capisce, no? Guardi ciascun cui questo dir condanna. Ognuno si faccia l'esame di coscienza e guardi se in politica cerca il proprio interesse o il bene comune e se quando parla peggio è più lodato. Poi, rivolta ai santi, sistema anche loro e gli dice: diletti miei, ponete nelle menti
che li devoti vostri preghi onesti, come vorrete voi, farò contenti. Cari santi, io le vostre preghiere le esaudirò tutte. Ma se i potenti, ai debili, fie molesti, ma se i potenti saranno prepotenti con i deboli, gravando loro o con vergogne o danni, le vostre orazioni non sono per questi, né per chiunque la mia terra inganni. Allora, nella prima iscrizione la Madonna richiama il bene comune, muoversi in politica non per il proprio stato. Nella seconda iscrizione richiama la giustizia. Bene comune e giustizia sono per la regina di Siena i due fondamenti di una convivenza ordinata. E qui entriamo finalmente nella sala della pace, come si chiama, cioè nella sala degli affreschi del buon governo, che vengono realizzati tra il 1337 e il 1339. Anche qui c'è tutto il problema degli anni che sono sfasati per via che il capodanno cominciava il 15 marzo, scusate, il 25 marzo. Qui ci sono questi affreschi fatti quindi 20 anni dopo la maestà di Simone, e fatti non più da Simone, che nel frattempo era andata a Avignone, ma dall'altro grande pittore senese, cioè Ambrogio Lorenzetti, che fa questi affreschi in questa sala che attraverso questa porta è comunicante con la sala dove eravamo prima. E questi affreschi si trovano, qui è importante che capite bene, questi affreschi si trovano su tre pareti. Allora, questa è la parete nord, questa è la parete est, quella che non vedete lunga di qua è la parete ovest, e poi c'è la parete sud in cui c'è solo una grande finestra. La collocazione nei punti cardinali degli affreschi non è casuale. Allora, però sotto questi affreschi c'è un'iscrizione. Allora, prima c'è scritto: Ambrogio Lorenzetti qui dipinse ambo le parti, ma le parti sono tre, ma sono due dal punto di vista tematico. Il buon governo sulla parete nord e i suoi effetti sulla città e sulla campagna nella parete est, mentre nella parete ovest l'affresco è tripartito e c'è il malgoverno, gli effetti sulla città, gli effetti sulla campagna. Quindi le parti sono due, ognuna divisa in tre. Ci siete? Però la prima parte è su due pareti, la seconda parte è in una parete. Sotto ognuna di queste sei parti c'è una strofa di una poesia che spiega quello che vediamo. Ora, se voi mi trovate un libro di storia dell'arte che riporta questi 72 versi, io vi pago. Allora, io penso che gli storici dell'arte hanno tutto il diritto di dire quello che pensano degli affreschi che ha fatto Ambrogio Lorenzetti, però penso che c'è un minimo di onestà intellettuale, per cui quello che pensava quello scemo che li ha fatti, che l'ha scritto anche sotto, forse io lo scriverei, o no? È chiaro? Invece non lo scrivono. E così danno un'interpretazione di questi affreschi che innanzitutto è quasi sempre anticristiana. Finalmente sono finite le Madonne, sono finiti i santi, è finito Gesù, finalmente si comincia a parlare di politica, di cose concrete. Bravi, bravi senesi. Ci si menti a questa
stanza è attaccata a quella di prima. E questi affreschi sono la prosecuzione della maestà. Mi spiego? Ma basta mettere Simone Martini in un capitolo e Ambrogio Lorenzetti in un altro e nessuno se ne accorge più. Mi spiego? Questa è la manipolazione che fa la scuola, tante volte, troppe volte. Seconda cosa, questi affreschi nel Medioevo non si chiamavano affreschi del buon governo e del mal governo. Questa è una denominazione che ha dato l'illuminismo. Nel Medioevo questi erano gli affreschi del bene comune e della pace. Ora capite che il nome che si dà alle cose è abbastanza importante. E come diceva una persona molto più autorevole di me, Paolo Grossi, il cambio di nome di questi affreschi segna la transizione di una idea di politica. Se la politica è a servizio della società, il problema è il bene comune e la pace. Se la politica è a servizio dello Stato, il problema è il buon governo. C'è stato un momento in Europa in cui da una centralità della società si è passati alla centralità dello Stato. È questa la politica che non ci piace. La politica che serve lo Stato, non la società. Lo statalismo è stato la grande tragedia della politica. E questa comincia nel Settecento. Allora, in questi affreschi, l'iscrizione di questi affreschi parla sempre di bene comune e lo contrappone al bene proprio. Ma vediamo finalmente questi affreschi. Devo finire alle 10 e finisco. Sono orgogliosa che ce l'ho fatta in un'ora. Allora, si comincia dalla parete nord. Allora, vedete che qui c'è un'allegoria, così capite che ci torna forse comodo le cose che vi ho detto all'inizio, complessa. Però subito vedete che ci sono due personcine più grandi delle altre. C'è una personcina vestita di bianco e di nero a destra e c'è una vestita di rosso a sinistra. Da dove si parte per leggere gli affreschi? Allora, io vi leggerò questi affreschi anche polemicamente con l'iscrizione che c'è sotto. No? Ce lo dice l'iscrizione, ce lo dice Ambrogio Lorenzetti, non c'è neanche da pensarci troppo. Bisogna partire da questa signora vestita di rosso. Chi è questa signora? Questa santa virtù. Laddove regge, induce ad unità gli animi molti. Questa santa virtù è giustizia. Sopra la testa, voi non lo vedete, ma c'è un'iscrizione che è proprio sopra la testa di giustizia, che vedete è vestita di porpora e oro, i colori dei re, c'è la corona, no? E sopra la testa gli gira una frase in 5 parole: diligite justitia, qui iudicatis terra. È il modo con cui Ambrogio dice: io riparto da quello che diceva Gesù di là. Giustizia sta guardando qualcosa sopra di sé, non è una giustizia autoreferenziale, guarda qualcosa oltre sé. Chi è quella che svolazza sopra? È Sapientia Dei. È la sapienza di Dio. La giustizia è un'attenzione al disegno di Dio. Giustizia tiene, e è la sapienza di Dio che tiene la bilancia. Non la tiene la giustizia, la tiene la sapienza. Ma i due piatti della bilancia sono accanto alla giustizia. E sui due piatti ci sono due angeli, un angelo bianco e un angelo rosso. Sono le due dimensioni fondamentali della giustizia. L'angelo rosso è la giustizia che Aristotele e poi San Tommaso chiamavano distributiva, cioè la giustizia che punisce i colpevoli e premia i buoni.
Infatti, l'angelo rosso sta tagliando la testa a un delinquente e dando la corona a un cavaliere. Ma questa è la prima dimensione della giustizia. C'è un altro piatto, quello dell'angelo bianco. È la giustizia commutativa, cioè la giustizia che riguarda i rapporti tra gli uomini economici. E infatti c'è l'angelo che sta dando le unità di misura e le regole a un banchiere e a un mercante. Assieme se lo sono un po' dimenticato, ma no? Da questi due angeli, bianco e rosso, scendono due corde che si annodano nella mano sinistra della figura che è sotto, che ha scritto il suo nome sulla pialla che tiene sulle ginocchia. È concordia. Colei che unisce i cuori, la concordia. Colei che accorda gli animi. E perché ci sia concordia, concordia deve piallare parecchio. Perché chiunque vive insieme a qualcun altro sa che per andare d'accordo la pialla serve, no? Anche chi è sposato lo sa, no? Allora, questa santa virtù, la giustizia, laddove regge, genera concordia, induce ad unità gli animi molti. Infatti concordia passa i due fili della giustizia, lei li passa a 24 cittadini che procedono appaiati, legandosi con una mano alla corda. Questo è il popolo. Chi si lega liberamente nella concordia alla giustizia. Ci siete? È troppo difficile. Ma se un capo della corda, il popolo lo riceve dalla giustizia, l'altro capo della corda è il popolo che decide a chi darlo. A chi dar corda. E il popolo dà corda al comune, al bene comune. Questa santa virtù, laddove regge, induce ad unità gli animi molti e questi, a ciò ricolti, un ben comun per loro signore si fanno. Si fanno come loro signore il bene comune. Il bene comune, che è il comune di Siena, si chiama comune apposta, perché è il bene che abbiamo in comune. E infatti il bene comune è vestito di bianco e nero, i colori della Balzana senese, nello scudo c'ha lo stemma di Siena, sotto i piedi c'ha i gemelli con la lupa. Adesso capite perché vi ho raccontato la storia, perché c'è tutta la simbologia di Siena, i colori, la Madonna, i gemelli, no? Intorno alla testa questo comune c'ha quattro lettere, CSCV, Comune Senarum Civitas Virginis, Comune di Siena, Città della Vergine. L'iscrizione dice, continua, questa santa virtù laddove regge induce ad unità gli animi molti e questi a ciò ricolti si fanno come loro signore il bene comune. Il comune, il bene comune, per governare il suo stato non deve mai togliere gli occhi dalle virtù che ha intorno. Per realizzare il bene comune occorre applicare le virtù che ha intorno. Quali sono? Tre gli svolazzano sopra la testa. Sono rispettivamente la fede, la speranza e al centro la carità. La più importante, perché la politica, per San Tommaso e per la dottrina sociale della Chiesa, è la forma suprema di carità. Perché se la carità è amare l'altro, la politica dovrebbe essere amare tutti, amare la città, la polis. Quindi è
conseguenza della carità. Allora, c'ha tre virtù che devono ispirarlo il comune e sei che gli siedono accanto. E quali sono le sei virtù che gli siedono accanto? Sono le quattro virtù che la Chiesa chiama cardinali, cioè cardine della vita morale, virtù politiche per eccellenza, prudenza, giustizia, temperanza e fortezza, a cui con un colpo di genio Ambrogio ne aggiunge due. E aggiunge questa, che è magnanimità. Perché per volere il bene comune e strappandosi dall'interesse della propria tasca o della propria bottega, bisogna avere un animo grande. Non essere piccino. E poi aggiunge, e adesso capiamo bene perché, come sesta virtù, la pace, che è questa bellissima donna vestita di bianco, sdraiata sopra le armi che anche calpesta, che è il centro esatto del dipinto, perfettamente a metà tra giustizia e bene comune di cui è la figlia. E è al centro del dipinto perché è il centro del desiderio dell'uomo. C'è un'ultima parte di cui non abbiamo parlato, che è questa qui. Vedete, contrapposto al popolo, chi si lega alla corda della concordia, ci sono questi, chi sono i delinquenti. Cioè quelli che non cercano il bene comune, questi vanno legati. Infatti vedete che sono legati. C'è sempre il tema della corda. Là ci si lega, qui si è legati. E la prima strofa della canzone, della poesia, si conclude dicendo: ecco, se un comune, se uno Stato, se una Repubblica fosse questo, si pagherebbero volentieri le tasse. Pensate come erano moderni. Per questo, con trionfo a lui si danno censi, tributi e signorie di terre. In una città così, senza guerre, seguita poi ogni civile effetto, utile, necessario e di diletto. E gli effetti sulla città e sulla campagna sono nella parete est. È la parete dove sorge il sole e i colori sono meridiani, bellissimi. E c'è questa bellissima città, curatissima, che però non è le città ideali del Rinascimento perché sono bellissime, perché non esistono. E poi sono bellissime perché sono vuote, come se l'uomo fosse il cancro. No, questa è una città bellissima, ma è Siena. Si riconosce addirittura in questo angolo il Duomo. Si vedono i palazzi che ci sono in Piazza del Campo. E poi brulica di uomini. Quali sono gli effetti sulla città del bene comune e della giustizia? Innanzitutto che è una città bellissima, la bellezza. È una città in cui tutto è curato, qualsiasi aspetto. Pensate che Siena fu la prima città in Italia ad avere regolamenti urbanistici sulle facciate. C'erano già nel 1315. No? Per esempio, non si poteva fare una finestra che affacciasse su piazza o su alcune vie importanti della città senza il colonnino di travertino, quello che vedete qui. No? Prima conseguenza, è una città bellissima. Seconda conseguenza, è una città in crescita, cresce il PIL, si costruisce. Va bene? E qui si vedono dei muratori che stanno tirando su una casa. Tra l'altro questa è una donna manovale dei muratori, 1337. Terza conseguenza di una città ben governata, si lavora ovunque. Questo è l'angolo dei tessitori. Questo è il notaio, ce n'abbiamo uno, c'era uno prima notaio.
dove non si lavora si studia. Questa è un'aula d'università in cui c'è un professore che sta facendo lezione a degli studenti molto attenti. Si commercia, questa è la bottega che vende quello che è indispensabile per un toscano, salumi e pecorino. E vedete, man mano che ci si avvicina alle mura, cresce l'interscambio tra città e campagna. E quindi si vede il pastore che porta fuori le pecore, si vede il contadino che va a vendere le uova o la contadina che va con i prodotti della campagna. Quindi bellezza, crescita, lavoro, sono le parole che usiamo anche oggi. Quarta conseguenza di una città ben governata, nascono famiglie. Quella volta era un uomo e una donna, usava così, no? E infatti si vede una donna vestita di rosso, che era il colore delle spose nel Medioevo, che sta andando alla casa del marito accompagnato dal corteo nuziale. E dietro questo corteo si vede una taverna dove ci sono dei bambini che stanno chiacchierando e degli uomini che stanno giocando a dadi, perché in questa città c'è posto per tutte le dimensioni dell'umano, anche il gioco. Il simbolo di questa città ben governata è questa danza allegorica in primo piano tra queste bellissime 9 figure danzanti e una musicante, chiaramente un'allusione al governo dei 9. Ma è in pace anche la campagna. Le campagne nel Medioevo facevano paura perché erano... cioè, noi non sappiamo che cos'è il buio, perché la luce c'è sempre. No? Immaginatevi il buio di una campagna medievale, senza la luna. Le bestie feroci, i malintenzionati. Ecco, questa campagna è un giardino. Guardate, la prima volta che ho fatto questa lezione sugli affreschi del buon governo l'ho fatta ai Senesi in questa sala, quindi non c'avevo le slide, c'era. E io quando gli facevo vedere queste cose qui, gli dicevo, quando la farò a Milano non capiranno, ma voi capite? Cioè queste cose sono talmente reali che voi ancora ci mangiate. Perché a Siena non mangiate con quello che avete fatto nel Novecento, ma con quello che hanno fatto nel Trecento. Dalla campagna alla città, al Monte dei Paschi. Questa città, questa campagna è un giardino. In basso si vede la via Francigena, con i commerci e gli svaghi. Al centro le attività produttive. Sullo sfondo i paesaggi, per cui c'è il Chianti, le Crete Senesi, c'è Talamone, ci sono tutti radicofani, no? Tutti i luoghi tipici della bellissima campagna senese. Su tutto domina l'ultima conseguenza di una città ben governata, Securitas, la sicurezza, perché l'ultimo effetto... Se una città è ben governata, è che è sicura, non c'è paura. E infatti Securitas tiene un impiccato nella mano sinistra. Infatti il PD l'aveva scelto a Siena come logo elettorale, però con Photoshop ci aveva messo un olivo. No, io gli avevo detto, sta a sentire. Photoshoppare Ambrogio Lorenzetti mi sembra, cioè scegli un'altra cosa, ma non lo puoi fare un Photoshop, vabbè. Ma soprattutto Securitas tiene l'ultima strofa la terza strofa della canzone, che dice: forse la vita che vogliamo tutti, senza paura ogni uomo franco cammini, senza paura ogni uomo cammini libero. E lavorando semini ciascuno, ognuno dia il proprio contributo, mentre che tal comune manterrà questa donna, la sicurezza, in signoria, perché ella ha levato ai rei, ai delinquenti, ogni balia, ogni protezione. E si vedono le scene di questa campagna bellissima,
si vedono questi cacciatori. La prima è un'amazzone, una donna, quella sul primo cavallo. Si vede anche il maialino di cinta senese, si vedono i muli che trasportano i prodotti in città dalla campagna, si vedono i mietitori e trebbiatori. Per me questi mietitori, cioè Van Gogh sarebbe morto se li avesse visti, i trebbiatori, si vede la famigliola che ha fatto spese in città e torna a casa. Se uno si mette di fronte a questa parete est e la porta è aperta, c'è un gioco di scatole cinesi per cui uno vede quello che c'è nella parete est della seconda, dell'altra sala, cioè la maestà. E quindi questa è la vita, in fondo il paradiso, per adesso questo. Ad accentuare l'impressione della parete est c'è la parete ovest. Qui i colori diventano improvvisamente lividi, molto scuri. E anche il tempo e gli uomini che hanno distrutto gran parte di questi affreschi sembrano essersi accaniti nella stessa direzione. No? Questa è la parete ovest dove il sole tramonta, dove inizia la notte. E qui si vede le conseguenze di un mondo dominato dal contrario, cioè non dal bene comune ma dal bene proprio, e non dalla giustizia ma dall'ingiustizia. La prima strofa della seconda parte della canzone dice: vedete che c'è questa donna che è giustizia, c'è scritto proprio il suo nome. Prima era in trono vestita di porpora e d'oro. Adesso è legata, dileggiata da dei ragazzini, piangente. Ma l'iscrizione dice: ma laddove sta legata la giustizia, nessuno al ben comune giammai s'accorda. Se la giustizia è legata, nessuno cerca il bene comune, né tira a dritta corda, cioè non si tira la corda tutti da un verso. Ognuno la tira dal suo verso, e quando ognuno tira la corda dal suo verso succede fatalmente che tirannia sormonta, perché dal bene proprio, come dal bene comune, nasce il comune, cioè la democrazia diremmo noi, il governo di tutti. Così dal bene proprio nasce la tirannia. E infatti qui al centro della scena c'è il tiranno, che è, guardate, il tiranno, toglietevi dalla testa quello che pensate del tiranno. Dante dice: il tiranno è chi in politica cerca il bene proprio e non il bene comune. Questo è il tiranno. Tant'è che lui conclude: le nostre città sono fatte da tiranni. Il tiranno ha tutti gli attributi demoniaci, ha le corna, ha gli artigli, le zanne. Nella mano destra tiene un pugnale, nella sinistra una coppa d'oro sporca di sangue. Il metodo della violenza, lo scopo è la ricchezza, a qualsiasi prezzo, anche il sangue. Ma la cosa più interessante per me di come Ambrogio Lorenzetti rappresenta il tiranno è che il tiranno è strabico, non ci vede, perché uno che cerca il bene proprio, scusate sono in chiesa, ma prima che immorale è un coglione, è scemo, perché io non sono felice se ho tutto in un mondo infelice. Io ho bisogno della felicità del mondo per essere felice io. Nessuno di noi è felice in un deserto, anche se avesse un bunker attrezzatissimo. Ma allora perché l'uomo è così cretino? Cioè, il bene
comune non è il contrario del bene proprio, è il nome intero del bene proprio. È ciò di cui ho bisogno, io ho bisogno che voi siate felici per essere felice. Ho bisogno di un mondo felice per essere felice. Perciò il noi della felicità è fondamentale per la felicità dell'io. Ma allora perché l'uomo è così cretino? È così accecato che non vede questo? Perché è dominato dalle tre bestie che ha sopra, che sono il contrario di fede, speranza e carità. Sono la vanagloria, cioè l'avarizia, i soldi, la vanagloria, la ricerca del successo e la superbia. Queste tre cose rendono l'uomo cretino. E così il tiranno governa tra questi sei vizi che sono contrapposti alle sei virtù, no? Che da sinistra sono la crudeltà, la frode, l'inganno, il furore, ci avete presente certe sedute del Parlamento, la divisione e ultima figura, alla bianca figura della pace, è contrapposta alla nera figura della guerra. C'è un ultimo particolare che a me sembra molto significativo. Il tiranno non tiene i piedi in terra, li tiene su un caprone, non poggia i piedi per terra, non è realista. Li poggia sul caprone della lussuria, amica dei tiranni, dicevano i padri della Chiesa. Perché siccome l'uomo è fatto per voler bene, quando non vuole bene, sta male. E surroga l'amore col sesso. Perciò la lussuria è sempre in compagnia dei tiranni. Vedete, qui non c'è popolo e gli effetti sulla città sono devastanti. È una città brutta che cade in rovina perché nessuno costruisce più. Anzi, si distrugge quello che si è costruito. Tutti hanno chiuso, nessuno lavora più. C'è solo uno la cui bottega è ancora aperta, quello che fa le armi. In primo piano c'è quella che San Bernardino da Siena chiamava la donna forzata, cioè la violenza sulle donne. C'è una donna vestita di rosso perché voleva sposarsi, che viene rapita per essere violentata. La violenza sulle donne come ultimo effetto di una città dominata dal bene proprio e dall'ingiustizia. In questa città non entra più nessuno. Da questa città escono solo soldati che vanno a devastare anche le campagne. E su tutto domina, forse non la vedete neanche, questa figura terribile, demoniaca, di cui purtroppo non c'è un'immagine efficace, che è una figura alata, nera, che si contrappone a Securitas e che è Timor, la paura. Perché l'ultimo effetto in un mondo così è che abbiamo paura. E Timor tiene in mano un cartiglio. Vi ricordate quello di Securitas? È senza paura, ognuno franco cammini lavorando semini ciascuno. Quello di Timor è: per volere il bene proprio in questa terra, sommesse la giustizia a tirannia. Ma per questa via non passa alcun senza dubbio di morte, perché si ruba ovunque, fuori e dentro delle porte. Cioè, un mondo dominato da... Sì, da... E si vede questa campagna in cui si aggirano come spettri i soldati che tutto devastano e uccidono. Voglio finire con, vi chiedo l'ultimo minuto,
Quando dovevo fare al meeting di Rimini una mostra su questi affreschi, non volevo finire così. Non volevo finire così perché avevo paura che il messaggio che rimaneva nell'animo di chi avrebbe visto questa mostra poteva essere facilmente innanzitutto che queste due parti non corrono tra noi. Il confine tra queste due parti corre dentro ognuno di noi tutti i giorni e tutti i giorni decidiamo quale parete affrescare. Soprattutto volevo che non alimentare una malattia che io sento molto diffusa, quella malattia per cui la colpa è sempre degli altri. No. Ognuno di noi è un innocente che vive in un popolo di delinquenti. Per cui se dico a uno, guarda questo è sporco, sta sicuro che mi dice di chi è la colpa, ma non lo pulisce. Il cui effetto è pensare, come pensano quasi tutti gli italiani, che la colpa di quello che succede nel nostro paese è di chi fa politica. Che se fosse così si risolverebbe anche alla svelta, oltretutto perché votiamo. Ma io su questo penso quello che pensava Churchill, che di politica se ne intendeva, e diceva che in un paese democratico, come comunque il nostro, il Parlamento è fatto per il 10% dai peggiori delinquenti del paese, per il 10% dalle persone migliori del paese e per l'80% è come il paese. Allora, mi domandavo, ma da dove nasceva questa concezione così per me entusiasmante che i senesi hanno dipinto nel Palazzo Pubblico? E un mio amico giornalista a cui ho fatto questa domanda mi ha detto, se c'hai un attimo di tempo ti porto a vedere una cosa e così capirai da dove nasceva. Io vi ci porto virtualmente, quindi un po' prima. 23 gennaio, quindi dopodomani, 1944. Facciamo un salto di 6 secoli, gli americani bombardano Siena, risparmiano la città murata, ma fanno un bombardamento a tappeto nella zona della stazione. E non si sa se volontariamente o involontariamente alcune bombe americane, anglo-americane, cadono sulla Basilica dell'Osservanza, una basilica a cui se ne sono molto legati, e la riducono così. Queste sono le foto scattate la mattina dopo. La mattina dopo i frati francescani si avventurano dentro questa basilica distrutta. In questa basilica la cosa più preziosa che c'era era un crocefisso a grandezza naturale in legno scolpito e dipinto che pendeva sopra l'altare e su cui c'era stata una grande polemica sull'attribuzione, non si sapeva chi aveva fatto questo crocefisso. Quando i frati la mattina dopo entrarono dentro la basilica, si accorsero che questo crocefisso non esisteva più. Le bombe americane l'avevano polverizzato. Perciò fu con enorme stupore che un frate, che ho avuto la fortuna di conoscere, inciampò sulla testa di questo crocefisso. Cioè loro erano entrati per prendere la pisside nel tabernacolo perché non l'avevano tolta, no. E invece lui inciampò nella testa di questo Gesù, che si era perfettamente conservata. Lui la prese da terra, è bellissima, ma quando lui prese questa testa da terra, la testa gli si aprì in due, perché in realtà, loro non lo sapevano, la testa era fatta da due semicalotte di legno incollate all'altezza del naso. Il calore
della bomba aveva sciolto la colla e quindi a lui gli si aprì la testa tra le mani. Questa testa bellissima, ma la sorpresa fu che dentro questa testa c'era un cartiglio. Così, è così grande. E in questo cartiglio c'è scritto non solo chi è l'artista che lo ha fatto, che non ci avremmo mai scommesso che fosse stato lui, ma l'artista che l'ha fatto, dentro la testa di questo Gesù ha scritto una preghiera e l'aveva nascosta dentro questa testa e nessuno di noi l'avrebbe mai trovata se una bomba americana non avesse distrutto questo crocifisso. A volte Dio permette che venga distrutto il crocifisso perché forse ci abbiamo più bisogno di questo fogliettino in cui c'è questa preghiera, in cui l'artista, che è Lando Di Piero, fa una lunga preghiera. Non c'ho il testo, perciò ve la dico, è in italiano antico. Il Signore Dio fece scolpire questo crocifisso a me, Lando Di Pietro, al ricordo della croce di Gesù. E tu, vera croce santa di Dio, rendi il detto Lando a Dio. E poi lui invoca prima la Madonna, poi San Giovanni Evangelista, poi San Giovanni Battista, poi Maria Maddalena e poi tutti i santi e le sante di Dio. E li invoca e gli chiede tre cose: permettere a lui di avere la salvezza, di farlo salvo, chiede per lui, per sé la salvezza, chiede la salvezza per sua moglie e i suoi figli, che tu li strappi dalle mani del nemico di Dio, e poi chiede che siano felici tutti gli uomini. E questo e c'è la data, gennaio 1337, nello stesso mese in cui Ambrogio Lorenzetti iniziava gli affreschi del buon governo, un altro artista senese nascondeva dentro una sua opera d'arte questa preghiera, in cui pregava per sé, per la sua famiglia e per tutta l'umana generazione. Questi erano gli uomini di cui sentiamo nostalgia, uomini che lavorano per la propria salvezza, per quella dei propri figli, per quella di tutti gli uomini, uomini che mentre lavorano nascondono dentro il lavoro questa preghiera per il bene comune. Penso che da qui è nata Siena, sono nate le nostre città e da qui rinascono. Dando grazie mille davvero per questo percorso a Siena. E adesso c'è spazio un po' per le domande. Filippo gira col microfono, magari ne raccogliamo due o tre e poi rispondiamo. Posso chiedere delle tre opere che hai presentato, delle tre affreschi finali, sulla seconda opera, sulla figura quella più a sinistra, non ho sentito, se l'hai detto non l'ho capito io, però c'è scritto sopra la testa della signora, forse che era in latino. No, non ho capito. Vai indietro con le slide per piacere, che così mi aiuti.
quanto indietro. Fermo. No, ancora. Fai ancora un po'. No. Dove ci sono le tre figure? Eccola, fermo. Torna avanti una. Vai avanti di una per piacere. Ancora. C'è la figura in bianco e nero, poi quella a sinistra, quella più a sinistra, le tre figure di questo quadro qua. Allora, se ti faccio vedere l'intero... Ecco, quella vestita di rossa sopra ha una scritta in latino. Questa? Esatto, grazie. Ah, allora, questa sopra la testa c'ha scritte in lettere d'oro Diligite justitiam qui judicatis terram, cioè le cinque parole che Gesù teneva nella pergamena della maestà di Simone. È la prima cosa che bisogna leggere di questi affreschi, con cui Ambrogio lega questa affrescatura all'affresco di Simone. Ecco, a me per esempio una cosa che colpisce particolarmente, prima parlavi di bene comune e bene proprio. Mi sembra che la società in cui viviamo oggi invece il concetto di bene comune possa essere stato molto accantonato, cioè oggi si parla molto più di bene proprio nel senso di individualismo. Non c'è più, sembra, ma anche qui ripeto, come giustamente dicevi, come diceva anche Churchill, non si può certo dare sempre la colpa a chi ci governa perché è l'espressione di noi stessi, della società. Però appunto c'è questa attenzione, mi pare oggi, non più tanto al bene comune, al bene di tutti, ma all'individualismo. Quindi il cercare di perseguire la pretesa di ciascuno. Quindi non cercare un qualcosa che vada bene per tutti, che realizzi poi l'interesse di tutti, ma la ricerca continua al soddisfacimento del singolo, del diritto del singolo. Oggi sembra che sia più bravo chi più riesce a soddisfare la pretesa di ciascuno. E questo mi pare che, credo che la società di oggi lo stia dimostrando, sia proprio il contrario di quello che invece risultava da questi affreschi e da quello che in realtà poi dovrebbe portare davvero invece al bene di una comunità. Cioè l'inseguire il diritto di ciascuno, che molto spesso, diciamo così, non ha come contraltare poi il dovere o la responsabilità, rappresenta certamente un passo indietro e non è certamente qualcosa che porta alla concordia, alla giustizia, alla sicurezza e alla tranquillità, diciamo, al benessere di una comunità. Questo è quello che la prima impressione che mi viene vedendo quello e vedendo la società in cui oggi mi stiamo vivendo. È verissimo. Diciamo, voglio sottolineare una cosa. Voglio sottolineare una cosa rispetto all'osservazione che fai. Io non penso che la Siena del 1337 era una società idilliaca, assolutamente no. Però era una società in cui certi fondamenti erano riconosciuti nel loro valore da tutti. Cioè era un mondo che aveva un ideale. Mi sembra che un ideale comune. Poi dopo potevano essere molto meno gentili di noi, sicuramente erano più rozzi di noi, per certi versi, perché il tempo non è che passa in vano, mai. Però penso che noi siamo in un momento in cui dobbiamo ritrovare che cosa, se
diciamo così, siamo più prudenti. Dobbiamo cercare se nella nostra convivenza c'è un terreno comune. Perché se non c'è, resta solo questa dittatura dei desideri individuali, che è la vera matrice della guerra. Invece quello che è impressionante per me di questi affreschi era che era un mondo che aveva scoperto il terreno comune. Aveva un terreno in cui gli uomini avevano un terreno comune. Oggi quello che è venuto meno, mi sembra, sia il terreno comune. Dobbiamo ricostruire questo. Oh Gesù, io vorrei andare a letto. Fai il giro e poi rispondi. Raccogli le domande. Comincia Ludo. Comincia Ludo. Allora, io non vorrei fare una figuraccia, no? Tempo. Mi stuzzica da un po' di tempo. Una domanda che ho precisamente riguardo gli affreschi negli effetti del buon governo, no? Nella campagna c'è un mendicante anche, e allora mi stuzzica vedere molto, cioè mi provoca vedere questo mendicante, no? Dove regna la sicurezza, dove regna la giustizia, dove regna la bellezza, la magnanimità, eccetera. E, cioè, io mi chiedo come, penso a Lorenzetti, ma in generale mi pare di capire l'uomo medievale, okay, che cosa fa per assicurare un bene comune davanti al povero, davanti a uno che magari è una situazione di per cui uno si ritrova a mendicare, non è derivata da quando questa situazione non è derivata da colpa, no? Quando si forse ci è capitato, no? Ecco, questa è la domanda. Non serve. Prima una riflessione, poi una domanda. Ho provato ad immaginare al contrario, cioè che Lorenzetti abbia riprodotto quello che è un manuale del buon governatore. A volte cerchiamo di fare il contrario, riproduciamo qualcosa che troviamo, e lui appunto ha riprodotto in grafica, in pittura, in arte, alla fine, un manuale del bravo, dell'ottimo governatore. Ma la domanda che le faccio è: perché tutto questo a Siena? Perché è nato proprio a Siena? Ed esistono altri episodi del genere dove si è cercato di riprodurre graficamente, in pittura, il buon governo? Anch'io una domanda e poi una chiesa. Quando nasce il termine bene comune? Perché l'uomo non ha da sempre questa idea di bene comune, nasce a una radice. No, ecco, quindi se lo sa, insomma, cioè qual è il riferimento, cioè da dove nasce questa idea di bene comune? Che è diversa da altre posizioni, per cui ad esempio quella del capitalismo o da altre idee, no? E poi questa idea di comunità, che è l'antitesi rispetto a ciò che ogni giorno ci viene insegnato, che invece è tu, il benessere, che corrisponde non al bene tuo e al bene di tutti, ma al poter avere sempre di più, quindi è il ben avere, non il benessere singolo e di tutti. Quindi questi due accenti. Se Filippo dai il microfono alla signora che aveva la mano alzata. Benissimo. Allora, mi colpiva il discorso delle donne che erano affrescate in immagini anche poco consuete per quell'età, per esempio
quella che faceva da manovale, eccetera. Quindi c'era già un accenno alla dignità anche di ognuno, al di là dell'essere maschio o femmina, come penso di capire come cittadino. E poi un'altra cosa che mi domandavo, che consideravo, che Santa Caterina da Siena è nata poco dopo queste date che lei ha spiegato, e posso anche capire bene come poi abbia agito a livello politico avendo alle spalle tutto questo che era, penso, la sua cultura, no, di base, e quello che vedeva intorno a lei. Ma mi domando anche se lei si è ispirata, cioè se era cosciente di questa ispirazione, o se era più potente per lei la mistica, cioè questa comunione con Dio che ha vissuto in modo molto particolare. Grazie. Dico subito alcune cose perché sennò mi dimentico anche le cose che sono state chieste. Allora, dico subito che non ho la più pallida idea di quando nasce questa idea del bene comune, cioè non lo so. Sì, dico, non me la sento di dare una risposta a buon senso, no? Cioè, probabilmente è una domanda molto legittima da fare a un filosofo della politica. Io proprio non lo so. Mi sembra che sia una concezione della politica che penso che abbia come suo terreno il cristianesimo. Ma non vorrei dire cose, cioè non voglio avventurarmi su questioni che veramente non so. Mi sembra anche la seconda osservazione che lei faceva del benessere, che in realtà del benessere di oggi. Io penso sempre che noi oggi abbiamo equivocato tante cose, no? Cioè, lo scopo della vita non è il benessere, lo scopo della vita è voler bene, e uno sta bene quando vuole bene, e sta malissimo quando non vuole bene. Così oggi noi siamo un mondo ossessionato dal benessere, in cui la gente sta male, perché lo scopo della vita non è il benessere. C'era una, non so perché, ma in questi giorni mi viene sempre in mente la mia nonna, che quando faceva la lavatrice diceva un'Ave Maria, si metteva davanti alla lavatrice e diceva un'Ave Maria. E io mi ricordo che a un certo punto, accorgendomi, gli dissi: nonna, ma guarda che lava anche senza che tu dici l'Ave Maria, cioè se tu premi il pulsante, cioè vada, quella fa la lavatrice anche, cioè lava anche senza che tu dici l'Ave Maria. Fa: ma io mica dico l'Ave Maria per far lavare a lei, ma per quel poretto che ha inventato la lavatrice. Io ho lavato al fiume. No? Era un mondo, e lei tutte le volte che faceva la lavatrice diceva un'Ave Maria per quello che aveva inventato la lavatrice. No? Perché lei aveva lavato al fiume, aveva fatto quella fatica, per cui era piena di gratitudine. Questa è un'esperienza che noi non conosciamo più. Per noi è ovvio. Io quando metto su una lavatrice spessissimo mi viene in mente la mia nonna. No? E io capisco che non ho nessuna gratitudine per quello che ha inventato la lavatrice. Mentre mia nonna ce l'aveva tantissimo. È un esempio piccolo, ma l'esempio di un mondo in cui per mia nonna, perché penso che il mondo dei nostri vecchi era ancora quello che abbiamo visto dipinto, come animo. Su quello che diceva la signora sull'osservazione delle donne, allora, lo dicevo prima a cena, che una delle cose che a me mi ha più colpito
studiando questi affreschi, leggendo le cose anche che nel passato hanno scritto su questi affreschi, no, voglio dire prima una cosa a lei. Io mi ricordo che andai a trovare Paolo Grossi, che è stato presidente della Corte Costituzionale e che era un grandissimo esperto di diritto medievale, forse il più grande esperto che abbiamo mai avuto, no? Perché abitava vicino a casa mia a Firenze e attraverso un comune amico gli chiesi se potevo fargli una serie di domande su questi affreschi del buon governo. E mi ricordo che la prima domanda che gli feci fu: ma professore, ma questo è il comune di Siena o è il bene comune? Perché l'iscrizione dice che è il bene comune, ma gli attributi sono quelli del comune di Siena. E lui, mi ricordo, mi rispose: questa è proprio una domanda moderna. Per noi moderni, i valori sono delle cose che svolazzano nell'aria e le cose concrete sono delle istituzioni soffocanti. Per un senese questo era il comune bene comune, era la stessa cosa, perché erano i figli di una cultura in cui il verbo si era fatto carne. Mi rispose così: il bene comune si era fatta comune. Forse questa è una, anche qui, una concezione che dobbiamo riprendere. Rispetto a quello che diceva la signora sulla sottolineatura delle donne, no? Che anche a me mi ha colpito tantissimo, però aggiungo una cosa: non solo Santa Caterina questi affreschi li conosceva benissimo, pur essendo un'illetterata, no? Un'illetterata che è dottore della Chiesa, no? E ha avuto un ruolo politico, diciamo così, certamente impressionante, no? Tenuto conto che è vissuta 32 anni. Anche questo è un dato, quando penso che ce l'ho 63 e mi domando: ma che ho combinato? Era lì, è morta a 32, aveva già sistemato il Papa. Dicevo prima a cena che sono rimasta colpita che questi affreschi, cioè io adesso vedo, mi capita spessissimo di essere a Siena, accompagnare gruppi a vedere il buon governo, no? Adesso no, perché sono in restauro, quindi non so per quando ce li ridaranno. Però mi colpisce sempre vedere gente istruita, laureata, che vede questi affreschi e non capisce nulla. No? Se voi leggete le prediche che Bernardino da Siena all'inizio del 400 faceva in Piazza del Campo, lui per spiegargli le cose usava sempre questi affreschi, che evidentemente tutti conoscevano. Perciò questi affreschi appartenevano alla cultura comune della città, per cui sicuramente anche a quella di Caterina. Questo è veramente impressionante. Certamente, come la Divina Commedia, no? C'ha tanti livelli di lettura, così questi affreschi avranno avuto dei livelli di lettura diversi tra la lavandaia e il priore di San Domenico a Siena, no? Però erano noti a tutti. È vero che era una civiltà molto più povera di immagini della nostra, per cui le poche immagini che c'erano erano notissime a tutte, e l'arte doveva fare un'impressione alla gente che noi non riusciamo più a sentire. Allora, c'era il mendicante,
poi ce n'era un'altra che non me lo ricordo. Ma comunque il mente. Ah, allora, ci sono tanti affreschi in giro per le città medievali e anche, diciamo, rinascimentali sul tema della politica, ma io sinceramente un ciclo così compiuto penso che c'è solo a Siena. Anche senza andare troppo lontano, nel Palazzo della Ragione ci sono... sul tema della politica ci sono degli affreschi interessanti, però non è un ciclo così completo e così pensato. Perché poi, tra l'altro, io non ve l'ho fatto neanche vedere tutte. Perché non è... Per esempio, non vi ho fatto vedere le fasce sopra e sotto, no? In cui c'è tutta la cosmicità. Ci sono le stagioni, i pianeti... e ci sono le virtù e sotto la parte, diciamo, del malgoverno ci sono gli esempi di tirannia punita, no? Per esempio l'unica cosa che adesso è leggibile è il suicidio di Nerone e poi sbranato dai cani. Perché chi va contro la comunità alla fine va contro sé. E quindi sotto il tiranno c'è Nerone, sbranato dai cani. Quindi è anche più complesso di come l'ho fatto vedere, ma insomma in un'ora è difficile contestualizzarlo e farlo vedere. Ultima cosa sul mendicante. Allora, per me la figura di quel mendicante su cui tanto hanno scritto è semplicemente che appunto quello che viene affrescato è un mondo ideale che però è dentro il mondo reale. E dentro il mondo reale è un mondo in cui c'è il male perché c'è la libertà. Non lo so se la libertà del mendicante o la libertà di chi ce l'ha reso, ma esiste. No? Perciò a me piace che ci sia quel mendicante, mi sembrerebbe troppo oleografico se non ci fosse. Così mi piace che ci sia anche l'altra parete. Perché non è possibile avere un ideale senza sentire la contrizione di quanto ogni giorno noi distruggiamo. Non si può guardare la parete est senza sentire il dolore di quanto contribuiamo a quella ovest. E d'altronde non si può guardare la parete ovest senza disperazione. Senza ricordarsi che siamo stati chiamati a costruire ogni giorno quella strada. Ancora credo che c'è tempo per un'altra domanda. Gli affreschi di Lorenzetti presentano da una parte il buon governo e dall'altra il malgoverno, e ognuno ha le sue caratteristiche definite. A me colpisce la capacità di giudizio che aveva l'uomo del Medioevo. E noi adesso abbiamo perso questa capacità di giudizio. Se pensiamo alla vita pubblica, in particolare alla vita politica, facciamo fatica a venire a capo di qualunque questione. Non riusciamo a vedere il nero, il bianco, il più o il meno. A cosa è dovuto questo? È perché sono aumentate la democrazia e la partecipazione, perché le questioni sono molto più complesse, o è perché le ideologie, qualunque sia la loro origine, ci impediscono di stare di fronte alla realtà? Grazie.
Allora, penso che guardi, io le dico una cosa che penso, perché ovviamente la domanda che lei pone insomma meriterebbe forse una serata, cioè una serata, una vita. Io penso questo. Mi viene da dirla come la diceva per me il più forse il più suggestivo profeta del XX secolo, cioè Charles Peguy, che nel 1910 diceva: stiamo per assistere alla nascita del primo mondo senza Gesù dopo Gesù. Io penso che questo sia il problema. Noi siamo il primo mondo dopo Gesù, senza Gesù. E non si può tagliare la radice senza che prima o poi si secchi anche l'albero. Per questo, perché io penso che quello di cui noi, quello a cui noi stiamo assistendo, come dice Papa Francesco, non è appena un'epoca di cambiamento, ma è un cambiamento d'epoca. Noi stiamo vivendo qualcosa di simile alla caduta dell'Impero Romano, quando viene giù un mondo e non si capisce come sarà il prossimo. Perché che cosa è successo che non era mai successo? Che Peguy presente, perché è francese, che in Italia questi fenomeni sono accaduti più tardi, ma lui comunque è profetico nel sentirlo nel 1910. Che cosa lui vede, comincia a vedere? Quello che oggi penso che sia chiaro a tutti. Oggi, cioè, noi abbiamo vissuto in un mondo in cui, diciamo così, più o meno tranquillamente, per 15 secoli la fede si è trasmessa di padre in figlio. Mia mamma era cristiana perché lo era sua madre, io no. E quelli che qui dentro sono più giovani di me, meno di me. Oggi c'è una difficoltà nel trasmettere la fede da una generazione all'altra. Si è inceppato questo. Questo non era mai accaduto. Allora, io continuo, penso che questa, siccome penso che Dio fa tutto bene, penso che questa sia una grande opportunità, perché si è inceppato qualcosa che era diventato meccanico. E quando si inceppano i meccanismi, arriva l'ora della libertà. E io sono entusiasta che adesso l'amore a Cristo sia nuovamente totalmente libero. Così come capisco, io ho un ricordo personale che mi colpì moltissimo. Nel 1981 ci fu il referendum sull'aborto. E penso che la maggior parte allora non avrebbe, cioè io non sapevo se vincevamo o perdevamo. Io ero dalla parte contro l'aborto. Va bene. Certamente penso che nessuno immaginava che un referendum che oltretutto era nato da un compromesso perché permetteva l'aborto in caso di violenza sessuale, cioè in tanti casi, in Italia prendesse il 32% dei voti.
il sabato dopo, un settimanale cattolico molto vivace allora, il sabato, titolò "Si ricomincia da 32". Cioè, si ricomincia da quel 32%. E Don Giussani disse: no, siamo in tempi in cui si ricomincia solo da uno. Non si può più ricominciare da 32. Ecco, io penso che, volevo risponderle dicendo, mi sembra, uno, che noi dobbiamo prendere coscienza che viviamo in un'epoca che è radicalmente diversa alle epoche che ci hanno preceduto, perché è venuto giù tutto. Oggi cose che erano ovvie, che un uomo è maschio e che una donna è femmina e che il sesso è un dato oggettivo, non una scelta, questo non è ovvio. Io sono cresciuta in un mondo in cui si pensava che i sessi erano due, secondo l'ONU sono cinque, ma secondo le organizzazioni LGBT sono milioni, perché il sesso è una scelta. Milioni no, ma insomma sono moltissime le posizioni. Che cos'è, quando io dicevo famiglia intendevo una cosa, oggi no, mi spiego, cioè a me questo è una cosa che fa veramente impressione. Mi sembra che noi viviamo nel primo mondo dopo Gesù, senza Gesù. E quando si secca la radice viene giù l'albero. E sta venendo giù l'albero. Perciò quello che il Papa continua a ripetere, guardate che non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento d'epoca. I cambiamenti d'epoca non possono essere affrontati con lo sguardo come se ancora ci fosse la mia nonna. La mia nonna non c'è più. Allora, questo da una parte mi sembra che valorizzi tantissimo la nostra libertà, perché non c'è più nulla di meccanico. Magari per mia mamma sposarsi in chiesa, battezzare i figli, era tutto molto meccanico. Per ora non è più meccanico. E questo può essere una grande opportunità. Dall'altra penso che viviamo in un momento in cui la crisi è così radicale che dobbiamo ripartire dalla radice. Non si può far finta che l'albero sia sano. Grazie ancora. Credo che, almeno personalmente, ci sia stato restituito il significato di una parola che è il bene comune. Personalmente anche un po' la nostalgia di una cosa così. Non nostalgia perché già vissuto così, ma credo per me proprio perché è una cosa che sento che desidero, una cosa così, no? E quindi credo che questo sia una cosa che non sentiamo, no, che non sento da tante parti. Quindi grazie, davvero. E diamo la parola a Don Nicola per un saluto e facciamo un altro applauso. Grazie Mariella, e dopo tutto quello che abbiamo sentito io credo che il modo migliore per terminare questa bellissima conferenza sia proprio quello di fare come ha fatto il popolo senese quando fuori dalle mura aveva i fiorentini che incalzavano. Beh, non vorrei essere ripreso come quelli che interpretano i quadri, però mentre parlavamo del mendicante mi veniva da pensare che per mettere in pratica quello che Lorenzetti ha dipinto sul bene comune, tutto sommato dobbiamo sentirci un po' tutti mendicanti, nel senso che la vita che viviamo ogni giorno non è qualcosa che è solamente legato al nostro impegno, ma un dono così grande che tante volte
non ce ne rendiamo conto, ma che ci viene fatto quotidianamente e che non è un dono scontato, è qualcosa che ci viene proprio regalato e di cui dobbiamo proprio far tesoro. Siamo proprio mendicanti di una vita che ci viene regalata e di cui noi non siamo veramente possessori. Il Vangelo ce lo dice chiaro e tondo. Allora vi invito a terminare come i senesi con un'Ave Maria, affidando proprio non solo la nostra vita, ma anche la vita della nostra città, proprio alle mani della Madonna.